Sindaco, eccoci, ben ritrovato a lei e a tutti coloro che ci seguono per la videocomunicazione di inizio settimana sulla sua pagina ufficiale. Direi di cominciare subito con quello che è un lavoro che è stato portato avanti negli ultimi mesi e che ha portato i suoi frutti proprio in questo ultimo recente fine settimana. Nei fine settimana lei solitamente lavora più dei giorni normali, visto che ci sono sempre tanti impegni e tante situazioni da affrontare. In questo caso, una cosa bella. È evidente che porta un servizio importante per i cittadini dopo qualche tempo di disagio e di difficoltà, la riapertura di via Caracciolo in località San Potito. Sì, finalmente siamo riusciti a riaprire via Caracciolo, sicuramente con un lavoro combinato con la provincia, grazie al presidente Alfieri e all'ingegnere Lizio, che già da qualche mese stavamo anche con vari sopralluoghi valutando questa ipotesi. Quindi si è deciso di riaprirlo, ovviamente monitorando la situazione e limitando il traffico solo nelle autovetture. Stiamo anche cercando per evitare che possa accadere che qualche mezzo pesante possa passare, di avere un limitatore di altezza. Comunque abbiamo sbloccato, si è sbloccata finalmente questa situazione e credo che tutto procederà regolarmente, quindi il traffico riprenderà la viabilità di via Caracciolo e quindi le comunicazioni con le frazioni, ma anche con i paesi vicini, sarà più veloce e più snella. Tra l'altro un territorio che lei sta attenzionando sotto l'aspetto ambientale in maniera particolare perché continuano in questi giorni i lavori di manutenzione del verde, c'è cioè una riqualificazione generale di tutte le aree, insomma, pubbliche che devono essere uno più belle, due più sicure, tre ovviamente fruibili a tutti i cittadini. In questo c'è anche la collaborazione con chi ha adottato l'aiuola con il servizio che è stato messo a punto già qualche mese fa. Sì, continua la pulizia del verde delle aree che abbiamo detto, si provvederà credo poi nei tempi giusti anche alla potatura di alcuni alberi, però bisogna farlo in tempi determinati e precisi. Quindi chiaramente credo che tra oggi e domani si definirà anche il piano delle adozioni che sono state già fatte, quindi ci sarà la messa a punto anche di questi spazi verdi, sempre nell'ambito dell'ambiente, il consorzio sta provvedendo alla pulizia di alcuni canali, si è cominciato dal canale di Via Filomena Galdieri, poi il canale che sta a Casali, diciamo via Casa Caliendo e gli altri canali che si provvederà a pulire in previsione delle piogge invernali. Speriamo che questo sia utile per poter evitare degli allagamenti. Si sta procedendo anche alla risfaltatura di alcune strade, in parte con la provincia, in parte con Sogea. E quindi anche questo sarà un altro dato particolarmente positivo di questo momento. Da sottolineare anche, giusto per rispondere anche a chi magari se lo chiedeva, che la pulizia delle caditoie è un lavoro che viene fatto ciclicamente Sì. durante tutto l'anno, non è un servizio straordinario che viene fatto di volta in volta, è un servizio ordinario che il Consorzio Campale Sì. Stabile fa proprio per cercare di attutire il problema degli allagamenti, visto che si generano attorno alle caditoie raccolte di foglie e quant'altro e di detriti che vanno ovviamente a intasare le stesse caditoie. Sì, a proposito proprio di questo, ma del consorzio Scamballe Stabili, volevo approfittarne per ringraziare sia il consorzio sia la Protezione Civile che nell'apertura di Via Caraccio ci hanno dato un'autorevole mano per la pulizia, la rimozione dei massi, eccetera. Quindi, poi, sempre per quanto riguarda gli allagamenti, ci sarà un ulteriore sopralluogo dei tecnici dei lavori mercoledì per una valutazione delle fognature, perché alcune è necessario che vengano Certo. disostruite, altre che vengono modificate, quindi inizierà anche un lavoro da questo punto di vista, proprio per prevenzione di allagamenti, a meno che poi non arrivino delle bombe d'acqua, ci auguriamo mai, viste le immagini che ci vengono da altri paesi. Sì, purtroppo insomma è all'ordine del giorno questo cambio climatico che se ne dica che sta provocando questi improvvisi temporali, acquazzoni che sono anche imprevedibili in taluni casi e che spesso capita, possono danneggiare insomma l'ambiente e provocare gravi danni appunto alle strutture, alle abitazioni e disagi ai cittadini. Dobbiamo anche dare un'altra notizia, lei ha parlato della pulizia dei canali da parte del consorzio che sarà effettuato ed è stato già effettuato nei giorni scorsi, c'è un altro servizio che da ottobre ricomincia, il consorzio Campari Stabile, proprio nei giorni scorsi abbiamo già dato la notizia sulle linee ufficiali dell'ente, quindi sul sito e quant'altro.
ridà la possibilità ai cittadini di ottenere le buste bus, sì. per la raccolta differenziata dal mese di ottobre, ogni sabato, via della Fratellanza, nell'ufficio del Consorzio Campari Stabile, muniti di documento di identità, si darà appunto a tutti i cittadini l'opportunità di avere le buste. Questo l'ho aggiunto io perché è un No, è servizio giusto, è che ci giusto. chiedono tantissimi cittadini Giusto, di volta in volta, detto che il Comune sta lavorando anche per incentivare questo servizio ancora di più, so che c'è qualche novità che bolle in pentola anche sul servizio della distribuzione delle buste prossimamente, ma ne parleremo. Sindaco, andiamo invece al servizio trasporto scolastico, anche qui grande sacrificio, grande impegno da parte dell'ufficio, quali sono le novità? allora, sulla scuola volevo dire due o tre cose. Uno, gli uffici si stanno impegnando tantissimo per correggere se qualcosa non va proprio sul trasporto scolastico, quindi direi pure ai genitori di non allarmarsi diciamo eccessivamente. Ci sarà l'ufficio, la dottoressa Giordano che sta, scusa, Salzano, che sta cercando di fare il possibile e l'impossibile per limare alcune criticità. Che a proposito poi della scuola volevo fare una precisazione, siccome sento delle voci provenienti soprattutto da Casali, che il plesso di Casali non riaprirà più. Io lo smentisco categoricamente, se questo fosse non avremmo mai iniziato i lavori al Certo. plesso di Casale, anzi il plesso di Casale è previsto che venga una bella scuola, sicuramente molto più sicura di adesso, Migliorato il e servizio. quindi noi lo facciamo solo per i bambini. Quindi queste voci che vengono sono voci sicuramente false. E infine Lei volevo, lotta contro le bombe a e vabbè, orologeria, bomba sono orologeri, siamo contento. abituati quasi, anzi se non è, arrivano ci preoccupiamo. Poi volevo sottolineare questo ennesimo furto che è stato fatto questa volta da via B. Diciamo, siamo piuttosto, come dire, amareggiati perché sottrarre i computer non li sottraggono né al comune né alla scuola, li sottraggono ai bambini. Capisco che probabilmente queste persone non so che cosa vogliono trarre da questi computer, comunque sono stati fatti dei rilievi molto precisi da parte dei carabinieri, non so se loro hanno già qualche idea, perché ovviamente non la comunicano a me. Ma è una cosa effettivamente molto grave. Chiaramente ci sono delle criticità varie che non sto qui a dire perché molto meglio di me i carabinieri che sono intervenuti sia la compagnia di Castel San Giorgio sia quella di Mercato San Severino, è venuto proprio il maggiore della compagnia di Mercato San Severino. È chiaro che non è un episodio che accade solo a Roccapiemonte, ormai è razzia in Però tutte i le tre scuole, plessi, tre furti simili quindi fanno un po' pensare, no? perfetto. Quindi, che devo dire, sono amareggiato moltissimo. È inutile che io possa fare un appello a queste persone che già si sono andati a fare questo, vuol dire che sono persone sono senza una coscienza civile, quindi è inutile fare appelli. Però mi dispiace tantissimo, io mi adopererò a fare tutto il possibile, se nei limiti di quello che possiamo, sì, poter rifornire la scuola di computer, però non posso prendere impegni in questo senso, ma mi impegnerò a farlo. Possiamo giusto aggiungere per quanto riguarda il trasporto o comunque la viabilità che si sta risolvendo il problema di Via della Libertà, a che punto siamo? I No, siamo lavori alla fine di sono questo. veramente celeri a questo punto, Tra domani e dopodomani sarà smontata la parte superiore dell'impalcatura, quindi fine settimana, no? Stiamo parlando di inizio Mater Domus, Mater Domini, sì. Viareggio. Fine settimana, inizio della prossima smonteranno tutto e quindi riprendere il traffico regolare. E Quindi vediamo se si formano. molto No, prima, molto molto ma il prima. traffico si farà lo Si stesso, io farà lo insegno stesso, vabbè, all'FDD. però È congenito, insomma, se non si risolve in vediamo. un altro Comunque modo. entro fine mese se finiscono completamente i lavori. Appuntamenti della prevenzione sanitaria, li abbiamo detti settimana scorsa, li Li ripetiamo ripetiamo, sì, velocemente. domani ci sarà al laboratorio Micron il dottore Grimaldi per le visite dermatologiche e sabato ci sarà dalla salute la dottoressa Monica Sansone per quanto riguarda la prevenzione ginecologica, pap test, esame citologico. Sempre sabato nel pomeriggio alla Croce Rossa ci sarà lo screening day che ha ripreso dopo la pausa estiva Con Sakura e Clerc. con Sakura Clet. Ed infine l'evento che stiamo dicendo e pubblicizzando, quello del 27, mi raccomando la partecipazione di tutti, al di là del fatto che ci sarà musica, ci sarà divertimento, mi auguro che sia musica e divertimento e c'è anche la solidarietà. Noi diciamo, rispondiamo a queste, in questo caso riguarda proprio il Togo in tutta la sua complessità, cioè bambini, adulti, adozioni a distanza e Sì, quindi progetto famiglia, tra l'altro progetto lavora da famiglia. tanti anni su queste cose. Capisco che oggi la solidarietà è richiesta sempre e comunque,
però almeno per chi è più sfortunato di noi, avere un occhio di riguardo, questo è quello che viene richiesto. Ricordiamoci, l'appuntamento è venerdì 27 dalle ore 20 in Piazza Piazza Americana. Ci saranno Mercato. una serie di musicisti e cantanti, in particolare rapper, quindi legati ai giovani e giovanissimi. È un contributo con un biglietto, un ticket Sì, da 10 euro, insomma, per dare questa possibilità ai più certo. sfortunati di avere un A proposito di aiuto. Piazza Mercato, aggiungiamo che dopo questo evento, dalla settimana prossima, dal giorno 3, credo, cioè dopo il mercato della prima settimana di ottobre, inizia il rifacimento del manto, del Sì, mercato, dei l'assessore Anna Bruno aveva bagni. anticipato Sì, infatti abbiamo anche questa anticipato cosa. qualcosa. E speriamo di poter utilizzare Piazza Mercato anche per eventi come questi e altri, e non solo per il mercato. Concludiamo con lo sport. C'è stata nel liceo scientifico Bonaventura Piscinio la Sì. manifestazione del trofeo Pinocchio con carattere regionale, con il Sì. tiro con l'arco, perché l'associazione di riferimento del nostro territorio di tiro con l'arco continua ad avere successo con Sellitto, con Guerrasio, insomma, che si impegnano per far avvicinare i più giovani a questo sport. Anzi, a questo proposito, che quando più giovani si avvicinino a questo sport, credo che sia una cosa positiva per loro, ma anche per il paese. Avere una società che fa tanto Sì. per i giovani, in uno sport che richiede anche concentrazione. A questo proposito, volevo aggiungere che mi è capitato qualche tempo fa di vedere proprio qui dei bambini che avevano problemi, bambini autistici che tiravano con l'arco. Quindi si vede che questo può avere Può anche un aiutare effetto, diciamo come dire, terapeutico. anche per i bambini. Grazie Sindaco, grazie Grazie per il sempre a suo te, intervento e grazie a ci vediamo tutti. alla prossima. Grazie. Grazie.